Ciao! Allora, volevo salutarvi, piccolissimo video, come potete vedere o sentire, ho il raffreddore, again, e non solo io ho il raffreddore perché questa è una cosa che insomma ci può anche stare, nonostante abbia fatto l'antibiotico 2 settimane fa, ma... Stella ieri, dopo 3 settimane dal suo antibiotico, aveva la febbre molto alta. Infatti, mi hanno chiamato dall'asilo, l'ho portata immediatamente dal dottore. Aveva una gola che... Gola e poi le orecchie. Il dottore, quando l'ha vista, mi fa vedere sempre. E aveva le orecchie rossissime. E quindi vai di antibiotico di nuovo. E cerchiamo di arrabattarci in queste giornate. Così oggi finalmente c'è il sole e lei rimarrà a casa naturalmente. Adesso tra un po' sveglio anche Antonietta per portare lei all'asilo. Sono riuscita appena in tempo a fare il workout perché si è svegliata Stella e mi ha chiesto l'acqua. Quindi per fortuna che ho appena terminato di maledire Gillian. No, scherzo. Cosa dire? Dovevo fare dei video. Ho un po' di cose di cui parlare. Signora di soprasteso, naturalmente. Lei lava i tappeti tutti i giorni. I tappeti. Tappeti di casa, tutti i giorni. In tutto questo io ho la dermatite a mille. Oggi è la prima volta che ho messo un po' di BB cream. Perché non potevo andare in ufficio nuda, ma veramente qui e qui e qui sono proprio conciata malissimo. Il fatto è che ho le creme, 2 o 3 creme nuove da provare e non volevo andare a prendere anche quella per la dermatite, perché poi mi dura tantissimo quella della Roche-Posay che prendo di solito, quindi adesso non lo so, vediamo un attimo. Ma io vedo tutto offuscato, sono io che ho le traveggole. No, vabbè. Comunque, spero di riuscire a fare video in fretta. Spero di andarmi a comprare qualcosa da mettere perché sto gelando la mattina. Poi ci sono delle scatti climatici paurosi. Ieri mattina 14 gradi, ieri pomeriggio 26 e si moriva di caldo. Io la mattina muoio di freddo e il pomeriggio muoio di caldo. Vabbè. Non fa niente, proprio. Oggi è l'ultimo giorno di settembre, domani finalmente è ottobre. E con le banalità giornaliere io vi saluto, vi auguro una buona giornata e spero di sentirci presto. Ciao!